che nella mia dieta ci fosse qualcosa che non andava bene, qualche sospetto, ad essere sincero, ce l'avevo già. Poi sono andata al supermercato insieme al dottor Berrino e i sospetti si sono trasformati in terrore. Tanto per cominciare, davanti a carne e salumi tiriamo diritto. La nostra raccomandazione è di ridurre il consumo di carni rosse, ne mangiamo veramente troppe. Il rischio da carni rosse è per i tumori dell'apparato digerente, dello stomaco e dell'intestino. Che il pane bianco fa male lo sappiamo già. E quello integrale? Questo è un pane integrale, strano un pane integrale molle. Destrosio. Destrosio è un imbroglio, no? Destrosio è glucosio, no? Ci mettono lo zucchero nel pane. Ma perché ci mettono lo zucchero nel pane? Perché la qualità degli ingredienti di base fanno schifo. Un po' di verdura grigliata, allora? C'è i zucchini, le melanzane, i pomodori d'inverno, no? Perché dobbiamo mangiare questo? La colazione, poi, è un vero dilemma. Il riso soffiato, se è bianco, se è riso bianco come questo, ha un indice glicemico altissimo, assolutamente controindicato. Sciroppo di glucosio. Quando c'è scritto questa roba, è meglio non comprare. Ma almeno un biscottino senza zucchero? Vediamo che cosa c'è dentro. No? Maltitolo. La formula dello zucchero è C6H12O6. La formula del maltitolo è C6H14O6. No? È ancora più calorico dello zucchero. E se un dolcino me lo facessi da solo, magari con una farina biologica? La farina 00 è il più grande veleno della nostra alimentazione, no? Nel senso che proprio è raffinatissima e non me ne importa niente che sia biologica. E meno male che questa è la rubrica delle good news. Mi va bene se tagliate tutte le cattive notizie e se dite soltanto anche al supermercato si trovano le cose da mangiare. E allora ripartiamo da capo e troviamole queste cose buone. Prima tappa, il biologico. Lo zenzero ha delle proprietà interessanti, antinfiammatorie. Il melograno è una cosa meravigliosa. Ma non di solo biologico si può vivere. Prendiamo una cosa non biologica che è il sedano di Verona, no? La zucca è ancora un prodotto stagionale, per cui queste sono delle splendide rape. Il porro è anche un altro splendido alimento che non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole. E le cipolle. Tante cipolle. Le meravigliose cipolle. Le cipolle va bene che ci siano tutti i giorni in cucina. Sono molto ricche di una sostanza che si chiama quercetina, che sospettiamo che protegga dai tumori. Tutti gli studi che hanno mostrato una protezione da frutta e verdura non è che fosse della gente che mangiava biologico, la frutta e verdura comunque fa bene. Passiamo al pane. E questo è interessante, il sesamo è un seme meraviglioso, è ricchissimo di calcio. Tutta la frutta secca va molto bene, no? Ci si ammala meno di infarto se si mangiano 2 o 3 noci al giorno. Lo sgombro è veramente una meraviglia, no? È un pesce piccolo e grasso, no? E il grasso del pesce ci è molto molto utile, ha delle potenti qualità antinfiammatorie. Le vongole. A volte la gente mi dice, ma se mi dici di non mangiare la carne rossa, dove lo prendo il ferro? E dico, fatti ogni 15 giorni una pasta asciutta con le vongole, no? E le vongole sono ricchissime di ferro e di vitamina B12. Il tofu è un prodotto che si fa a partire dal latte di soia. Chi ha colesterolo alto si mangi frequentemente un po' di tofu. Prendiamo gli spaghetti, prendiamo le linguine, Spesso si dice, se non volete ingrassare non mangiate pane e pasta. No, è meglio andarci piano con il pane, perché il pane fa aumentare la glicemia molto rapidamente quando la mangiamo. La pasta invece cede zucchero piano piano. Ma la vera passione del dottor Berrino sono legumi e cereali. I cereali e i legumi assieme hanno la proprietà di darci tutte le proteine di cui abbiamo bisogno. E non abbiamo proprio bisogno neanche di mangiare cibo animale. Noi non siamo contro mangiare il cibo animale, ma siamo contro mangiarlo tutti i giorni. Un riso integrale, per esempio, come questo, è ricco di acidi grassi essenziali, di proteine di buona qualità, di una quantità di sostanze chimiche che hanno delle proprietà interessanti, in particolare sono antinfiammatorie. Quando una persona è malata, noi raccomandiamo di mettersi a dieta per qualche giorno a mangiare solo riso integrale. E naturalmente il riso integrale deve essere di provenienza biologica, perché i pesticidi si sciolgono nei grassi e quindi stanno nel germe. Nel riso brillato il germe non c'è più. Diciamo, tutte le cose buone del riso nel riso brillato non ci sono più. E così, nonostante tutto, il nostro carrello siamo riusciti a riempirlo lo stesso. E se non ne avete ancora abbastanza, seguiteci in un negozio di prodotti naturali. Questa è una cosa interessante. È interessante per leggere le etichette. Guarda. E questa mi sembra una cosa molto gentile per... Non è mica del pane con i semi di lino?
Sì. I semi di lino contengono gli omega 3 e poi contengono delle sostanze che si chiamano lignani. Le persone che mangiano questi lignani si ammalano un po' meno di cancro della mammella. Le alghe sono dei meravigliosi integratori di minerali, no? Il miso di fatto si usa al posto del dado, è una sostanza fermentata che ha ancora dei fermenti attivi, quindi aiuta moltissimo la digestione. Eccolo qua, questo è veramente il sale che dobbiamo usare, perché non è solo cloruro di sodio, no? Ma c'è dentro il magnesio, c'è dentro il calcio, c'è dentro lo iodio, ci sono dentro tutti i sali del mare. Il daikon ha la proprietà di sciogliere un po' i grassi. È una zuppa di daikon e carota, metà daikon e metà carota, aiuta molto chi ha problemi di stitichezza.